Ciao ragazzi, come state? Sono molto felice di essere qui con voi e di condividere oggi un momento particolare della mia vita, una mia riflessione, considerando che sono 2 settimane che non pubblichiamo alcun video su questo canale e abbiamo pubblicato qualcosa sul canale di nostro figlio, quindi il canale Christian Garcia, perché ultimamente abbiamo avuto la necessità di stare molto con Christian, visto che io sono stata molto a letto, come avete visto, l'ultimo video non era bello, ecco, non mi viene un'altra parola, non era per niente, diciamo bello, ok? Era un po' particolare, un momento che non si può dimenticare, ma che comunque è meglio un po' lasciare alle spalle. Mi riferisco al video dove mi trovavo in ospedale per fare il raschiamento dopo che ho avuto l'aborto interno. E oggi però vi parlo di cose belle. Come vi dicevo prima, vi voglio raccontare un episodio della mia vita che mi ha fatto pensare molto, moltissimo. Mi ha fatto pensare a quanto veramente siano importanti i sogni. I sogni veramente sono di una importanza incredibile che spesso sottovalutiamo e direi molto più rispetto al raggiungimento di un obiettivo. E adesso vi spiego per quale motivo e sono sicura che nel raccontarvi la mia esperienza anche voi direte, oddio, anche a me mi è successo, perché secondo me è una cosa che succede un po' per tutti. Ho pensato a questa cosa oggi, adesso ve la racconto, ma faccio una parentesi. Ho pensato oggi a questa cosa e ho detto, la voglio dire ai ragazzi e la voglio applicare anche su di me, perché purtroppo succede una cosa, purtroppo, anzi direi per fortuna abbiamo bisogno dell'altro, no? Del fatto che anche i psicologi hanno bisogno dei psicanalisti, insomma, e spesso e volentieri mi viene un'idea, ci viene un'idea, la comunichiamo ad un amico, diciamo, guarda, secondo me sarebbe meglio che tu facessi in questo modo. E pensiamo, diciamo, mazza, vedi, è una cosa carina, poi però diventa difficile da applicare proprio su di noi, quindi ci serve sempre una persona esterna che ci dica, dai, ma devi fare così, ti ricordi? Spesso anche l'Esther mi dice, ma scusa, tu sei una che parli, insomma, con tutti, con gli amici, dai consigli, sei una persona molto aperta, eccetera, eccetera. E poi quando magari hai un problema ti chiudi e non riesci a vedere tutto ciò di cui hai parlato, non riesci a fare anche tua, diciamo, ad utilizzare per te questi tuoi pensieri, ok? Allora, iniziamo subito. Io avevo questo episodio, è successo quando avevo 15-16 anni, mi trovavo in Calabria, come insomma per chi ci segue già da un po', sicuramente avete visto il video dove io parlo con mia mamma e racconto il periodo che abbiamo vissuto in Calabria, io e mia mamma, ok? Eravamo da sole. Quindi per chi non lo sa, noi eravamo da sole, mia mamma faceva un lavoro molto umile, a parte cantare, ma non riusciva, diciamo, a mantenermi soltanto cantando, quindi lavorava in un albergo, insomma, come cameriera e io stavo studiando in una scuola, in un linguistico, siccome avevo iniziato a fare il linguistico a Roma. E poi ci siamo trasferiti in Calabria. Il liceo l'ho finito in Calabria. Avevo già iniziato quindi a fare il liceo linguistico per finirlo, il liceo più vicino, perché altrimenti avrei dovuto fare dei viaggi abbastanza lunghi. Per diciamo andare in questo liceo più vicino e continuare appunto gli studi linguistici, dovevo andare in un liceo privato, quindi diciamo già mia mamma comunque a livello economico non stava bene per niente. Eravamo io e lei da sole. E insomma, la preoccupazione perché comunque mia mamma mi ha avuto a 19 anni, quindi mia mamma non si voleva sposare, non si voleva fidanzare, non voleva nessun uomo accanto a lei perché aveva il terrore che io, che
questo uomo mi potesse guardare, perché avendomi a 19 anni ci passiamo veramente così poco tempo. Quindi, diciamo, è stato un momento abbastanza particolare della nostra vita. Di solito, per quanto riguarda l'abbigliamento, in quel momento io, diciamo, ero stata sempre una ragazza che se vedevo una maglietta al mercato e mi piaceva me la compravo, se vedevo una maglietta di 200 euro firmata, qualche lavoretto lo facevo a volte perché insomma già dai 15 anni più o meno cominciai a fare dei lavoretti, dei centrotavoli in Calabria fatto con la frutta perché a me piacciono molto i lavori manuali e ogni tanto cantavo con mia mamma, insomma mia mamma mi aiutava, insomma cercavo, ho lavorato, ho fatto la commessa d'estate, insomma quindi un po' con i miei soldini, un po' con quelli che mi dava mia mamma riuscivo ad accontentare quelle che erano le mie esigenze, le mie priorità diciamo da adolescente. Ok, e sappiamo che nell'età dell'adolescenza siamo abbastanza esigenti e devo dire che siamo anche sicuramente molto insicuri. Purtroppo ve lo devo dire, ai più giovani ve ne renderete conto che quando diventerete più grandi, alcune cose, soprattutto quando avrete dei figli, alcune cose vanno proprio in secondo piano e direte, sai che c'è, ma mi metto sta maglietta, ma non fa niente, insomma, si diventa più sicuri, non si sta a pensare che se non sono perfetta non esco a prendere il pane, non esco a prendere il latte, insomma, esci pure in ciabatte e dici, ok, devo andare a prendere il latte per mio figlio, il resto non importa, ok? E quindi di questa cosa poi si impara. Tantissimo, dicevo, ero molto insicura a 16 anni, nonostante in molti mi dicevano sempre che ero molto bella, a 16 anni avevo già vinto il terzo posto come Miss Cinema rappresentando la Calabria, e questo è successo qui a Roma, ma ugualmente ero un po' così, molto timida, io sono stata sempre molto timida, molto insicura e così via. E un giorno, mentre andavo a scuola, passai, diciamo, davanti ad una vetrina di un negozio che adesso non ricordo il nome, non ricordo le marche, non ricordo, ma so che era un negozio di scarpe molto costoso, ok? Allora, nel guardare questa vetrina, vidi un paio di scarpe che erano tipo delle ballerine, erano tipo no, erano proprio ballerine, particolari, ma insomma senza i marchi, a me non mi sono mai piaciute le cose con le scritte, assolutamente no, ma mi sono piaciute, ok? C'avevano delle farfalline, delle cose, mi piacevano veramente tanto. Allora, tornando da scuola, poi gli dissi a mia mamma: ti prego, mi devo comprare questo paio di scarpe, mi piace veramente tanto. Sono proprio innamorata di questo paio di scarpe. Mia mamma mi diceva: oddio, ma quanto costa? Già lei mi vedeva in faccia che era una cosa abbastanza particolare. E gli dissi: guarda, costano 300 euro, erano tipo 2,70. Adesso vi dico 300 perché non ricordo 3,70, cioè 2,70, 2,80, insomma, una cosa del genere. E erano tanti perché, vi ripeto, mia mamma faceva un lavoro umile, io ero piccola quindi facevo giusto così dei lavoretti, ma mia mamma comunque cercava di accontentarmi sempre, allora chiaramente in quel momento mi disse, dai, ma guarda, in questo momento i soldini non ce li ho. Magari fateli mettere da parte, dillo che insomma comunque ti conoscono perché era un negozio vicino a casa, ecco, sapete che in Calabria c'è un altro rapporto, nel senso che comunque si conoscono un po' tutti, il vicinato, non è come qui a Roma, diciamo, no? Che comunque a volte non conosci neanche il vicino di casa. E quindi andai a parlare con questa ragazza che lavorava lì al negozio, che conoscevo di vista, ma insomma ci conoscevamo. E gli dissi: guarda, il mese prossimo io mi prendo queste scarpe, adesso ti lascio un acconto, però me le prendo. Che succede? Che io ogni giorno passavo da quella vetrina, passavo davanti a quel negozio e guardavo quelle scarpe e sognavo il momento di avere quelle scarpe. Con che cosa me le metto? E
dove andrò nel momento in cui le metterò. Non vedo l'ora di avere quelle scarpe, proprio le sognavo. Ogni volta passavo e dicevo, oddio, ancora ci sono. E vabbè, anche se le ho messe da parte, comunque avevo il terrore che a un certo punto mi dicessero, guarda, niente, non l'abbiamo tolto. So, cose insomma da adolescente, poi ero molto timida, molto ingenua, insomma, quindi sognavo quelle scarpe, sognavo ogni volta che passavo davanti a quelle scarpe e potrebbe sembrare una cosa, parlando di un fatto materiale, di una cosa materiale, potrebbe sembrare un po' banale, ma oggigiorno io la ricordo come qualcosa di molto bello. Adesso vi dico perché. Arrivò il giorno, in cui comprai quelle scarpe. Immaginate che cosa ho fatto con quelle scarpe, immaginate, non so, che ero felicissima, che sono uscita chissà quante volte, che ho fatto. Era quello esattamente che immaginavo io. Invece, quelle scarpe le avrò messe 2 volte e vi dico perché. La seconda volta che le ho messe dicevo, oddio, però no, non mi piace tanto quel pantalone che pensavo mi stesse bene, insomma. Oddio, però mi stanno un po' strette. Oddio, però non è proprio come pensavo. Ok? Allora, ragazzi, il messaggio generico, soprattutto di questo video, è che io mi sono sentita talmente tanto bene, ma proprio talmente. Ho fantasticato talmente tanto con queste scarpe. E mi sono sentita tanto bene nel momento in cui le ho avute queste scarpe, me ne sono accorta che praticamente il viaggio nel sognare, il viaggio mentale, insomma, era stato molto più bello rispetto a poi quando hai le cose. A volte ci succede esattamente questo un po' con tutto, no? Sogniamo delle cose. Lottiamo per avere qualcosa e quindi la vita poi alla fine funziona un po' così, no? Pensi, devo lottare perché devo raggiungere questo obiettivo e quindi ogni giorno hai la forza per alzarti, ogni giorno hai un nuovo obiettivo e questo ci dà la carica e la positività, ok? Perché sappiamo che dobbiamo raggiungere un obiettivo. Nel momento in cui raggiungiamo l'obiettivo, probabilmente lì neanche ce lo godiamo. Quindi il mio invito è proprio a goderci le cose nei minimi particolari e a capire soprattutto che nel momento in cui stiamo lottando per qualcosa, nel momento in cui veramente vogliamo qualcosa di materiale, una persona, un gesto, un'espressione di qualcuno, un qualsiasi cosa, nel momento in cui desideriamo qualcosa di soffermarci. E dire, cavolo, sono viva, cioè non c'è cosa più bella veramente di sapere che posso sentire questa emozione. Addirittura quando magari ci innamoriamo, non siamo corrisposti e non possiamo portare a termine una relazione per qualsiasi motivo, per la lontananza, per qualsiasi cosa. E vi invito a pensare che solo il fatto di sentire quell'emozione, di sapere che si è innamorato, di sapere che si vuole qualcosa, è già qualcosa di veramente molto bello. Quindi non ce ne pentiamo mai di dire ok, ma io prima ero innamorata, adesso sono passata al discorso dell'innamoramento perché io ho sofferto tanto quando stavo lontano dall'Esther, quindi capisco perfettamente che è un discorso che si può assolutamente mischiare, diciamo, la dico così cruda perché è la parola che mi viene, e con il discorso, insomma, generico di cui vi sto parlando. Non abbiamo paura e cerchiamo di soffermarci nel momento in cui facciamo le cose, perché poi la vita passa veramente come un soffio e poi nel momento in cui riusciamo ad ottenere qualcosa non è più quello che pensavamo, non riusciamo a godercelo nello stesso modo, ok? Quindi anche se in qualche modo soffriamo, anche se in qualche modo dobbiamo lottare, soffermiamoci un attimo e diciamo cavolo, sono viva, ma che bello, poi
Ma chi se ne frega come andrà domani? Ma chi se ne frega se mi lascerà? Ma chi se ne frega se oggi ho sofferto e ieri ero innamoratissima? Ok? L'importante è veramente aver vissuto le cose proprio in pieno. Ok? Quindi spero vi sia arrivato questo messaggio. Vi mando un bacio grande, grande. Ci vediamo presto. Adesso sto un pochino meglio. Ho proprio bisogno di riprendermi, ok, come donna, come mamma, come moglie, ok, come amica, di riprendermi per voi, ne ho proprio bisogno e niente, lotteremo per avere un altro bimbo, questo sicuramente, perché lo vogliamo. Quindi adesso passerà il momento che deve passare, il momento che dobbiamo aspettare, come ci ha detto il ginecologo, per aspettare che il mio corpo sia pronto e poi ci riproveremo. Quindi insomma, spero, se Dio vuole, che tra non molto avrò la possibilità di diventare mamma per la terza volta, perché comunque anche se è andata male questa seconda volta, anche se insomma è andata così, e noi donne ce lo ricordiamo sempre e consideriamo questo avvenimento come un secondo figlio, ugualmente come una seconda gravidanza, come insomma come tutto quello che è stato, non si dimentica mai, insomma. Vi abbraccio forte, ragazzi, grazie di tutto. Scriveteci se volete sapere qualcosa, scusateci se siamo stati poco presenti, vi prometto che in questi giorni leggerò i vostri commenti, staremo lì per capire se volete sapere qualcosa in particolare, se vi turba qualcosa, se in qualche modo riusciamo ad aiutarvi attraverso la nostra esperienza, perché io non sono una psicologa, non sono una terapista, non sono Daima. Scriveteci se volete sapere qualsiasi cosa e niente, un bacio. Grande, 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 buona giornata, buone vacanze, anche se ormai stanno quasi per finire, ma è una situazione che non riusciamo a capire se siamo in vacanza, se siamo, non si capisce niente. Speriamo che questo momento finisca il prima possibile. E a proposito, ragazzi, per favore, state attenti, ok? State attenti, indossate la mascherina. Adesso hanno chiuso le discoteche, ma comunque vedo tante persone al mare a fare le file, che comunque stanno tutti stretti, tutti appiccicati, tutti insomma che non fanno attenzione. Vedo gli amici che si baciano anche quando non sono amici, insomma in giro si abbracciano. Non prendiamo la cosa alla leggera, ok? Perché stiamo rischiando veramente di tornare indietro, di chiuderci nuovamente, insomma, non voglio farne un dramma perché capisco che è necessario comunque stare sereni, ok? Assolutamente stare sereni perché già ci ha causato tanti problemi e io sono una di quelle che penso che adesso sto subendo anche un po' lo stress, non solo per la gravidanza, ma anche per quanto riguarda il lockdown, insomma, quindi. Però stiamo attenti, va bene? Un abbraccio grande, ciao ciao!